iscriviti al canale. Sono un grande fan di Mutandaro, lo sapete. Dai, devo riuscirci una volta a tagliare il pezzo e poi mangiarmelo. Devo riuscirci. Potrei fare, prendo lui, poi faccio vendo, mangio, compro tutti e due. Anche le gemme, un pezzo di fango, capito? Ha messo la gemma di uno per la percentuale, l'ha fatto sto zozzone. Da 1 a 10 quanto è il questo del meta? Messa sta storia che il meta è il, mamma mia, non mi piacciono mai, sapete. Allora è più esplosivo di quello che non fosse prima, ok? Cioè di quanto non fosse prima. Ogni tanto ci sono delle build che arrivano prima, arrivano delle build più grosse di prima, indubbiamente. Però è interessante, è sicuramente interessante. High roll o non high roll, bisogna giocarlo bene in meta. Meglio 2-3 di te 1, vero? In realtà se io livellassi qui sarebbe perfetto. Perché poi il prossimo turno compro e poi vendo. Più buffo lui. Fuettino. Sei trattato e otterrai la vittoria. Guardiano dei doppio guardiano dei glifi. Però mi sembra l'unica. Poi io, se te ho stazze tutte peggiori di quella rana, si cazzo. È andata così, qua vince. Qua vinciamo, facciamo anche delle belle percentuali su di lui. Lo stacchiamo sicuramente. Il prossimo turno arriva. Non che cambi tantissimo, perché più o meno. Impressionante. Compri un cinghiale che non li compri mai. Non è che io, cioè, devo fare le cose per appassionarvi, ecco. Cioè, dovrei cercare di fare le cose per vincere. Almeno ogni tanto. Non attacca.
lo so cosa vuoi fare tu, ma io non lo so se posso permettermi. Da mangiarmi questo qui. Non devo andare qua. Bello. No, la cosa che potevo fare era metterci le gemme al 100% il prossimo turno. No, se avessi non buffato lui. Però comunque il prossimo turno è un 50-50. Il fatto è che il picchiatore mi serve, no? Buono. Altro paio di gemme. Effetto del buddy. Quando mangerò il buddy, lui sputa le statistiche su altri due minion. Quando se lo faccio dorato, sputerà le sue statistiche su altri 5 minion totali. Un'idea, un pezzo con Divine Shield, che cazzo ne so. Mamma mia, è abominio. E per chi se lo stesse chiedendo, no, non è forte. Peggy è buona, un culo. Quanti veleni sono questi, ehi? Vedete perché mi servono le idee? No, ma di base sta andando bene, eh? Sono 36 HP. Sto quasi vicino.
Non mi chiedo niente. Subito 15 qui mi va bene. Intanto lo possiamo già dare. Beh, a lui glielo do. Io il prossimo turno devo mettere lui nel mezzo a loro due. Vendo, sposto le gemme con la necchiolita e gioco i pezzi. 1, 2, 3, 4. Mi serve un altro pezzo da tenere in campo. Poi è tutto fatto. Possiamo andare al 6. Oppure accontentare. Sotterriamo le ossa, perse nei ricordi. Una bicha puta bonita. Distruggete questo posto! Deve essere considerato buono. Sono migliorato, ho wankato, ragazzi, ce l'abbiamo fatta.
rotta. Abbiamo fatto tantissimi ottavi posti, ma alla fine siamo riusciti a fare qualche capito. Ora, in realtà, secondo me non è ancora fatto. Un po' di veleni, sì. Cerco un altro crota, lo direi. Non mangio subito, quindi ormai. Neanche livellare, no, tanto lui veleno lo prende, no, non posso livellare. Non è gold. Quanti miglioreranno Catun? Lo spero, effettivamente Catun fa un po' schifo. Sono molto contento di questo game. Sono molto contento di questa partita. In realtà io potrei sputare le sue statistiche su un altro pezzo, no? Tondi. Quello che mi fa paura è lui, Green Willock. Non mi fa paura. Vittoria impressionante. Un Argus magari, da tanto anche a quello. No, ma il problema di Catun è, secondo me, è il fatto che non ha... che non scala. C'è un pezzo che tu vuoi togliere. Primo posto. Vedete, il fatto che io... che questo abbia preso... soltanto che ha preso 8 danni da lui. Bisogna ricantare un po' i veleni. Lui già un po' lo fanno, loro. Siamo un amalgadone, selfless, queste robe qua. Ma è attorno in quarantena. E poi sempre giù. Lui può essere ok. È un momento perfetto per assoldare qualche servitore. Gulles come non serve a niente. Lui aveva. Qualcosa aveva, potrei anche andare a cercare di fare bingo.
6 gol. Ho fatto bene giocando così, perché il positioning è sbagliato. Contro di lui mi servono veleni, c'è poco da fare. Che trade, che trade, Buddy, che hai fatto? Che trade, Buddy, cazzo, è velenato questo, no? Looking for Criotalo. Anche lui si può vendere, cioè si può mangiare per un Moilock. Non ho paura di nulla. Che lei può spawnare un Moilock. Sapevo io che dovevo batterlo sul mio scroll. Lo sapevo. Non è male questo qua. Perché lui comunque si schiattella qui adesso. Ho vinto, ho meritato, perché io avevo meritato tutto lo scorso, poi questo turno, vabbè, ma ho meritato. GG, Mutanus, primo posto. Ha funzionato, ragazzi, incredibile, 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 ho fatto tanti ottavi posti con Mutanus. Finalmente, siamo riusciti a guardare il pezzo prima di morire. Popolo di YouTube, ricordatevi di iscrivervi al canale e potete vedere altre partite spumeggianti come questa. In più passate su Twitch, mi salutate in live e l'Amazon Prime è lì, lo droppate, tanto è gratis, non lasciate i soldi a Bezos, lo fate e supportate in modo diretto. Grazie.